Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di un componente elettrico elettronico molto molto interessante. Bene ragazzi, e allora gli SSR sono dei componenti elettrici elettronici che prendono a tutti gli effetti il posto dei comunissimi relè. Sono dei componenti che funzionano in corrente continua. Sono componenti ottimi perché? Perché hanno altissime potenze. Possono far scorrere nei loro contatti grandi, grandi ragazzi, correnti. Parliamo di punte anche di 400 ampere e infatti possono essere utilizzate e sono utilizzate in tantissimi di quei settori dove c'è da interrompere per qualsiasi motivo correnti continue anche ad alta potenza. E allora il relè è composto da due vidi da un lato e due dall'altra. Internamente, diciamo, lo possiamo schematizzare in una suddivisione. Suddivisione che questa è il controllo. Ok, questi due poli sono il vero e proprio controllo. Andando a mettere qui una tensione in corrente continua da 3 a circa 20 volt, un input, ecco, un input qui da 3 volt a circa 20, con ragazzi bassissimo assorbimento, circa 20-25 milliampere. La sorta, ecco, di bobina del relè normale, e questo invece è il contatto. Ecco qui. Questo invece è dove noi dobbiamo andare a mettere. Per esempio, qui mettiamo delle luci, una lampada, perfetto. Qui mettiamo una batteria, per esempio al litio, da 12 volt. Qui abbiamo il polo positivo e qui abbiamo il polo negativo. Ecco qui. Dal momento in cui il contatto si chiude, la lampada si accende, ok? Ma perché sono belli questi componenti? Ti metto comunque qualche foto qui, 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 ti faccio vedere come sono fatti questi SSR. Sono belli, ragazzi, perché sono uno semplici da utilizzare. Due vidi, vai a mettere i morsetti, altri due vidi, vai a mettere i cavi, perciò utilizzo semplice e velocissimo. Sono ottime perché abbiamo detto correnti di lavoro qui nel reparto di potenza molto molto alte. Ovviamente tutto sta in base a cosa devi alimentare. Ne esistono da 10 ampere, da 20 ampere, da 50, da 100 e anche da 400. Al variare di questo varia anche il prezzo, ovviamente. Però ragazzi, vi devo dire che non costano nemmeno tanto. Internamente, ragazzi, questi come funzionano? Hanno un circuito elettronico che quando qui metti una tensione negativa e una tensione positiva, abbiamo detto per esempio di 3 volt, 3 volt o 12 volt, che può essere cosa? Ragazzi, un sensore. Puoi mettere Arduino, puoi mettere un sensore di presenza, puoi mettere una fotocellula, puoi mettere un laser. Se passa qualcuno, interrompe il laser, il circuito, boom, viene chiuso. E qui, per esempio, si accende una lampada o si potrebbe anche mettere, che cosa? In parallelo, un altoparlante, che lo disegno così, uno speaker. Ok, che va a fare, diciamo, il suono, l'allarme. O ancora meglio, ragazzi, questo sistema si può anche utilizzare per altri settori, per altri usi, come il fotovoltaico. Tu mi dirai, e nel fotovoltaico dove lo utilizzo questo? Ragazzi, lo possiamo utilizzare per aprire e chiudere il canale di ingresso dell'inverter, cioè qui abbiamo tutti i pannelli, ok?
Pannelli, pannelli, pannelli. Come sappiamo, abbiamo una connessione serie, serie, serie. Per esempio, in questo caso 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, tutti in serie fanno 48 volt su due cavi, positivo e negativo. Perfetto. Noi con l'SSR cosa facciamo? Interrompiamo, qui mettiamo l'SSR, ok? Interrompiamo il positivo. Il negativo lo mandiamo diretto all'inverter, ok? E cosa succede, ragazzi? Se noi tramite un'eventuale centralina, ok, decidiamo di staccare il contatto, il nostro SSR aprirà il contatto stesso, perciò i pannelli andranno in produzione, ok? Questo si può utilizzare quando, ragazzi, per esempio, andiamo a mettere un sensore di temperatura sui pannelli. Questi sensori mi dicono che i pannelli stanno lavorando ad altissima temperatura e o c'è un'anomalia, per esempio, un pannello è andato a fuoco, ok? Alziamo e stacchiamo l'alimentazione. O comunque potremmo anche utilizzarlo nel comparto batteria, non solo all'ingresso ma anche all'uscita. Per esempio, qui c'è la batteria, l'inverter che carica la batteria, l'inverter ibrido o anche a regolatore di carica in base al vostro caso di specie. Andiamo a mettere l'SSR qui. Se noi vogliamo andare a distaccare la batteria, per esempio tramite un'app, ok? Tramite un'app, una semplice app comandata da Arduino, interfacciata con l'SSR, noi andiamo a staccare il contatto e abbiamo la batteria esclusa. Comunque, ragazzi, gli usi sono più disparati. Dove andresti a mettere un normale relè in vetro o in plastica? Che sono quelli ragazzi rettangolari così che hanno una bobina di rame e poi qui hanno uno, due, tre contatti normalmente aperto, normalmente chiuso, ok? Qui hanno tutti i piedini, qui hanno i piedini, perfetto. Questo è un normale comunissimo, un relè standard. Questo è un relè elettronico chiamato a stato solido. Dentro, ragazzi, ripeto, cosa ha? Dentro ha da questo lato un circuito elettronico con componenti, resistori, condensatori. Da questo lato invece ha una specie di transistor di potenza che quando alla sua nel suo pin, ok, di input viene data una tensione. Lui internamente tutto a stato solido, perciò non ci sono componenti in movimento come qui. Questi si possono inceppare, si possono arrugginire. Comunque, anche questi possono dare problemi. E attenzione, non sono il santo graal, né non è l'invenzione del secolo. Tanti di questi possono anche esplodere. Perché appunto sono a stato solido, un problema nato qui, ne ho un surriscaldamento e mi raccomando, devono essere refrigerati, devi installarli in una letta di raffreddamento. Più è la corrente di lavoro, più ragazzi devono essere refrigerati. Bella letta di raffreddamento. Sotto in descrizione ti metto tutti i link sia agli SSR che alla lettera di raffreddamento, così se li vuoi andare a vedere li trovi già sotto. E se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta, fammi sapere se conoscevi questo componente elettronico. Può essere pilotato qui, sia in corrente continua qui e sia in corrente alternata da qui, però in uscita corrente continua. Tensioni varie, dipende dai modelli, trovi tutto comunque data sheet sotto in descrizione. Ciao! E al prossimo video.